Vado? Ok, buongiorno a tutti, mi chiamo Silvia, ho un dottorato in fisica teorica e faccio la fotografa. Come avrete visto dal titolo, oggi non sono qua per parlarvi di fotografia, ma di fisica teorica. E in realtà credo siano almeno 6 anni che non parlo più di fisica teorica in pubblico, quindi è un evento. Allora, quello che farò è leggervi un articolo di Albert Einstein del 1905 sur Electrodynamic Bewegter Körper. Allora, ho deciso di leggere questo articolo perché, come vi sarete accorti, quest'anno, a febbraio, quindi nel febbraio del 2016, da una collaborazione congiunta tra gli esperimenti LIGO e Virgo, sono state rilevate per la prima volta le onde gravitazionali dal processo di collasso di 2 buchi neri. Onde gravitazionali che però non sono una novità, perché la prima volta che fanno la loro comparsa sulla scena è il 1916 in un articolo di Einstein, quindi sono 100 anni di onde gravitazionali. A differenza di come a volte viene detto, le onde gravitazionali non sono un'intuizione o un'ipotesi di Einstein, ma sono una soluzione della teoria di relatività generale che Einstein presenta nel 1915. Quindi diciamo ne sono una conseguenza. E infatti il fatto che siano state rilevate sperimentalmente ha una certa importanza, perché non che si dubitasse della teoria della relatività generale, ma stiamo mettendo un ulteriore tassello alla sua conferma. E oggi sono qui sostanzialmente per condividere con voi una certa frustrazione per il fatto che, benché la teoria della relatività generale abbia 100 anni ormai, sostanzialmente non fa parte delle conoscenze delle persone, cioè la gente, al di là di quella che è la suggestione del personaggio di Albert Einstein, di concetti a volte travisati quali tutto è relativo, in realtà dobbiamo ammettere che la teoria della relatività generale non fa parte della nostra cultura, benché non stiamo neanche parlando di fisica contemporanea, ma di fisica moderna, perché ha 100 anni. E ogni volta mi ci scontro, perché come in questo caso la scoperta delle onde, cioè la rilevazione delle onde gravitazionali ha suscitato entusiasmo, interesse, amici, conoscenti mi vengono a chiedere: ma parlami di queste onde gravitazionali, parlami della relatività generale. Io ogni volta mi sforzo di comunicare qualcosa e sortisco più o meno lo stesso effetto di fargli ascoltare un disco delle Zeppelin al contrario, cioè più o meno l'incomprensione totale. E ad aggiungere incomprensione all'incomprensione, l'articolo di Einstein ve lo leggerò in tedesco, ma c'è un motivo. Non leggerò quello del 1915 di relatività generale, ma leggerò quello del 1905 di relatività speciale. Il motivo è che il 1905 è detto anche annus mirabilis, perché è quello in cui Einstein, con una serie di articoli, praticamente rivoluziona la fisica teorica e getta le basi per la fisica teorica moderna. Ne ricordiamo in particolare 4, che sono questo che andremo a leggere, che parla di relatività, quello dell'equivalenza massa-energia, per capirci il famoso E uguale mc quadro, quello sul moto browniano e quello sull'effetto fotoelettrico. Effetto fotoelettrico vi dirà poco, ma in realtà quando Einstein riceve il Nobel nel 1922, tra le motivazioni ci sono i contributi alla fisica teorica, bla bla bla, e in particolare all'effetto fotoelettrico, cioè non prende il Nobel come motivazione principale per la relatività. Effetto fotoelettrico vi dice poco, ma è la scoperta che sta alla base della meccanica quantistica, a cui normalmente associate i nomi di Dirac, Schrödinger, Heisenberg. Schrödinger è quello del gatto nella scatola, e non ad Einstein, ma il primo tassello ce l'ha messo lui. Allora, adesso, non vi spaventate, lo leggo in tedesco. Allora, il primo motivo per cui leggo in tedesco è perché così sentiamo veramente le parole, è l'originale, quindi immagino che se voi avete sentito parlare di relatività l'avete fatto su dei testi divulgativi. Qua sono le parole con cui Einstein ci parla per la prima volta di principio di relatività. Qualcuno mi ha detto: se lo leggi in tedesco non capisce niente nessuno, ma tornando al punto precedente, sono convinta che anche se l'avessi letto in italiano non l'avrebbe capito nessuno. Però, per non essere estremamente crudele,
Leggo l'introduzione in tedesco e poi ve la traduco in italiano, così poi mi dite se è più chiara. Chiedo innanzitutto scusa per il mio tedesco, che nonostante sia stata 3 anni in Germania, il livello è rimasto ancora elementare, ma facciamo insieme questo sforzo. Allora, zur Elektrodynamik bewegt der Körper von Albert Einstein. Dass die Elektrodynamik Maxwells, wie dieselbe gegenwärtig aufgefasst zu werden pflegt, in ihrer Anwendung auf bewegte Körper zu Asymmetrien führt, welche den Phänomenen nicht anzuhaften scheinen, ist bekannt. Man denke zum Beispiel an die elektrodynamische Wechselwirkung zwischen einem Magneten und einem Leiter. Das beobachtbare Phänomen hängt hier nur ab von der Relativbewegung vom Leiter und Magnet, während nach der üblichen Auffassung die beiden Fälle, dass der eine oder der andere dieser Körper der Bewegte sei, streng voneinander zu trennen sind. Bewegt sich nämlich der Magnet und ruht der Leiter, so entsteht in der Umbewegung des Magneten ein elektrisches Feld von gewissem Energiewerte, welches an den Orten, wo sich Teile des Leiters befinden, einen Strom erzeugt. Ruht aber der Magnet und bewegt sich der Leiter, so entsteht in der Umgebung des Magneten kein elektrisches Feld, dagegen im Leiter eine elektromotorische Kraft, welcher an sich keine Energie entspricht, die aber Gleichheit der Relativbewegung bei den beiden in Auge gefassten Fällen vorausgesetzt, zu elektrischen Strömen von derselben Größe und demselben Verlauf Veranlassung gibt, wie im ersten Fall die elektrischen Kräfte. Beispiele ähnlicher Art sowie die misslungenen Versuche, eine Bewegung der Erde relativ zur Lichtmedium zu konstatieren, führen zu der Vermutung, dass den Begriff der absoluten Ruhe nicht nur in der Mechanik, sondern auch in der Elektrodynamik keine Eigenschaften der Erscheinungen entsprechen, sondern dass vielmehr für alle Koordinatensysteme, für welche die mechanischen Gleichungen gelten, auch die gleichen elektrodynamischen und optischen Gesetze gelten, wie dies für die Größen erster Ordnung bereits erwiesen ist. Wir wollen diese Vermutung, deren Inhalt im folgenden Prinzip der Relativität genannt werden wird, zur Voraussetzung erheben und ausdärmen, die mit ihm nur scheinbar unverträgliche Voraussetzung einführen, dass sich das Licht im leeren Raum stets mit einer bestimmten, vom Bewegungszustande des emittierenden Körpers unabhängigen Geschwindigkeit v verpflanze. Diese beiden Voraussetzungen genügen, um zu einer einfachen und widerspruchfreien Elektrodynamik bewegter Körper zu gelangen. Unter Zugrundelung der Maxwellschen Theorie für ruhende Körper. Die Einführung eines Lichtäthers wird sich insofern als überflüssig erweisen, als nach der zu entwickelnden Auffassung weder ein mit besonderen Eigenschaften ausgestatteter absolut ruhender Raum eingeführt, noch einem Punkt des leeren Raumes, in welchem elektromagnetische Prozesse stattfinden, ein Geschwindigkeitsvektor zugeordnet wird. Die sie entwickelnde Theorie stützt sich, wie jede andere Elektrodynamik, auf die Kinematik der starren Körpers, da die Aussagen einer jeden Theorie Beziehungen zwischen starren Körpern, Koordinatensystemen, Uhren und elektromagnetischen Prozessen betreffen. Die nicht genügende Berücksichtigung dieses Umstandes ist die Wurzel der Schwierigkeiten, mit denen die Elektrodynamik bewegter Körper gegenwärtig zu kämpfen hat. Questa è l'introduzione. Adesso vediamo se in italiano è più chiara. Innanzitutto, scusate. Tornare alla prima pagina. No, sono a posto. Allora, il titolo è Verso un'elettrodinamica dei corpi in movimento. Quindi, come notiamo, non c'è relatività nel titolo.
perché Einstein si stava ponendo il problema di generalizzare le equazioni di Maxwell ai corpi in movimento. Allora, andiamo con la traduzione. È noto che l'elettrodinamica di Maxwell, come oggigiorno è intesa, nella sua formulazione ai corpi in movimento porta a delle asimmetrie che non hanno una corrispondenza nei fenomeni fisici. Uno può pensare, per esempio, allo scambio elettrodinamico, all'interazione elettrodinamica tra un magnete e un conduttore. Il fenomeno osservabile si basa qui solo sul moto relativo tra il conduttore e il magnete. Mentre, secondo il senso comune, i due casi, che uno o l'altro di questi corpi sia in movimento, sono sostanzialmente da tenere separati. Infatti, se si muove il magnete ed è a riposo il conduttore, così che nei dintorni del magnete si crei un campo elettrico con una certa energia, nel luogo in cui si trova il conduttore si generano delle correnti. Se invece è a riposo il magnete e si muove il conduttore, così che nei dintorni del magnete non si genera nessun campo elettrico, si osservano comunque nel conduttore delle forze elettromotrici, anche se in sé non portano nessuna energia. E assunto che il moto relativo nei due casi sia lo stesso, si originano delle correnti elettriche della stessa grandezza e dello stesso percorso, come nel caso precedente in cui c'era la forza elettrica. Allo stesso modo, la infruttuosa ricerca di un moto relativo tra la Terra e un mezzo luminifero porta all'ipotesi che il concetto di riposo assoluto, non solo in meccanica ma anche in elettrodinamica, non corrisponde a nulla di reale. Al contrario che per tutti i sistemi di coordinate per i quali valgono le leggi della meccanica, anche le leggi dell'ottica e dell'elettrodinamica valgono, così come questo è stato dimostrato al primo ordine. Vogliamo questa ipotesi, che da questo momento in poi chiameremo principio di relatività, assurgere a postulato, e con questo anche il concetto, solo apparentemente in contraddizione con questo, che la luce nello spazio vuoto si muove con una certa velocità che è indipendente dal moto dei corpi che la emettono. Queste due ipotesi portano ad una teoria dell'elettrodinamica dei corpi in movimento semplice e priva di bachi, sotto le premesse della teoria di Maxwell per i corpi a riposo. Ok, così finiamo, sono due righe. L'introduzione di un lettere luminifero si rivelerà pertanto tanto inutile come l'introduzione di un sistema di coordinate speciali di assoluto riposo, e così come non sarà necessario introdurre nei punti dello spazio in cui il processo elettrodinamico ha luogo dei vettori velocità. Nella teoria che introdurremo, come in ogni elettrodinamica, si baserà sulla cinematica dei corpi rigidi, sotto l'ipotesi che ogni teoria dei corpi rigidi si basa, che ogni teoria si basa sull'interazione tra corpi rigidi, sistemi di coordinate, orologi e processi elettromagnetici. La non sufficiente comprensione di queste circostanze è alla radice delle difficoltà con le quali l'elettrodinamica dei corpi in movimento oggigiorno deve combattere. Era più chiaro in italiano?